One that's rapping, oh my god, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest. Salve a tutti ragazzi, eccoci qui in un nuovissimo video su The Sims 4. Ragazzi, inizia finalmente la terza stagione, dopo che la seconda l'avevamo persa. Iniziamo subito con la terza stagione, una stagione nuovissima. Ok, vediamo un po', cerchiamo di realizzare un nostro sim. Iniziamo con un sim maschio stavolta. Ok, iniziamo con la base di lui. Andiamo come sempre a eliminare tutto per fare il fisicaccio del nostro sim. Ok, che problemi hai? Ti tolgo anche i capelli, ti tolgo praticamente tutto. Perfetto. Adesso possiamo lavorare con te. Perfetto, iniziamo subitissimo. Ok, vediamo prima cosa quanto sei. Vediamo. Ah sì, un bel po' in carne. Oh, super allenato. Vediamo un po'. Mamma mia, quanto sei grande. E invece adesso sei un secco. Vabbè, dai, una muscolatura giusto decente. La panzetta ci sta sempre, eh? Dai, vai, vai, una cosa del genere. Sì, dai, è abbastanza bilanciato, non possiamo lamentarci. Ok, super piedoni o piedini, dai, nella media. Ok, non il polpaccio da ciclista. La coscia, vabbè, ha una bella coscia sistemata. Poi vediamo un po' i fianchi. Va, giusto così. Si può fare anche il popò a te? Vediamo un po'. Ma sì, cioè, hai il popò. No, no, dai, ragazzi, no, fate gli scherzi. Va, un po' di popò ci sta, ho un po' di popò. Poi, non proprio femminile. Ho un po' di panza, ci sta. Dai, butta un po' di panza, butta un po' di panza. Mamma mia, quanto sei bello, quanto sei bello. Poi, facciamo un bel petto bello in fuori. Le spalle, giusto un po' all'interno, non tanto. Le braccia, sì, pure qua. Ok, poi di faccia, vediamo un po'. Sei un po'... ok, un po' buono con le sopracciglia perché sei troppo cattivo. Poi il nasino. Ok, facciamo così. No, non mi piace, non mi piace. Facciamo così. Magari ce lo tiriamo un po' su, no. Ma direi che può andare forse. Facciamo un po' più aperto. Ok, che abbiamo fatto il nasone. Il nasone. No. Tanto nasone no però. Ma sì, va bene, va bene. Poi, qua. Rientriamo un po' dentro. Perché non mi piace col super mentone. Poi da questa parte. No, 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 no. Ok, così. Poi. Vabbè, è questa la cosa bella in The Sims 4. Quando vogliamo regolare i nostri... oh, attenzione, mouse, riprenditi. Ok, no, troppo pasciutto, no. Pasciutto, no. Sì. Dai, possiamo andare. Ok, vuoi... no, no, attenzione, attenzione. Vuoi le parabole? Sì. Prendi anche Sky. Vedi che Sky lo prendi con questi. Con questi lo prendi sicuramente anche Sky. Allora, a parte gli scherzi, facciamo giusto le orecchie. No, troppo... non mi piacciono. Ecco, così sì. Va bene, come ti senti? Va bene, perfetto. Iniziamo subito con un corpo, vediamo un po' il colore, colore, colore. Va bene? Blu? Oppure vuoi essere Hulk? Hulk? Troppo nero? No. Ok, vuoi essere abbronzato? Ok. Vediamo un po' come farti. Bianco no. Però una colorazione così va più che bene. Poi vediamo un po'. Li vuoi dei capelli? Ma certo che vuoi capelli. Io lo so che vuoi capelli. Facciamo capelli corti. Vediamo un po' che c'è. No. 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 Io direi capelli lunghi. Vediamo un po' i capelli lunghi. Aspetta. Sì, io lo so come farlo. Cioè questi sono i capelli lunghi. Scusate. Vediamo un po' così. Così? No, dai, non mi piacciono i capelli lunghi. Perché voglio fare i capelli lunghi? Questi no. Questi no. Vediamo un pochino. Questi non sono simili a questi? Vabbè, stiamo là. Non è che fate tanta differenza. Vabbè, facciamo capelli abbastanza corti. Ma sì, questo qua tipo rasato. Poi ci andiamo a fare barba, ovviamente. Perché la barba deve esserci. Così. Oppure, vediamo un po'. Così, ti piace? Troppo barbone?
Il baffetto, no, il baffetto ci sta. Il baffetto ci sta. Ok, perfetto. Questo sarà il look del nostro sim, ragazzi, ve lo dovete far piacere. Poi vediamo, cappelli, no, accessori. Vogliamo mettergli tipo gli occhiali da vista? Sì, però questi qua che mi piacciono di più perché poi altri sono troppo orrendi, tipo questi. Ok, sì, facciamo questi come occhiali da vista. Poi non gli aggiungiamo più niente, poi trucco assolutamente no, andiamo a costruire il nostro sim con gli abiti quotidiani. Ok, cosa andiamo a mettere? Una giacca? No, una maglietta? Probabilmente. Però cosa mettere come maglietta? Direi nulla. Maglioncino della nonna? Ti piace il maglioncino della nonna? No, vabbè, non te l'avrei messo, non ti preoccupare. Stai calmo, non te lo mettevo. Però, polo, giacche formali? Assolutamente no. Felpe? Una felpa? Mettiamo la felpa? No, dai, qualcosa di più leggero per questo. Se la canottiera no, una maglietta. Però che maglietta mettergli? Tipo una di queste che è abbastanza. Ah no, dai, non sono poi così brutte. Tipo questa? Sì, dai. Non è brutta, non è brutta, ragazzi. Non è per niente brutta. Poi pantaloni. Andiamo a mettere magari dei jeans classici. Vediamo un po' se è il modello. Questo ti piace? No. Questo? No. Questo? No. Questo no, andiamo proprio bene. Ok, magari ti metto questi, però dobbiamo cambiare il colore. Ad esempio nero, almeno segue i miei gusti. Oppure questi che non metterei mai perché non mi piacciono. Poi, nelle semplici scarpe da ginnastica, mocassini. Ah no, pure i mocassini. Però vediamo tra i mocassini che ci sono. Non quelli che voglio io, quelli che ti volevo mettere. Scarpe sportive. Ah, ecco qua, queste qua. Le considera scarpe sportive. Ok, ragazzi, sì, potrebbe essere anche brutto, ma ve lo fate piacere. Ve lo fate piacere, ovvio che sì. Oh, attenzione. Vediamo un po' però i tipi di look che ci sta. Ah, ma sono sempre gli stessi. E invece da questa parte. No, grande. Darth Maul. Ma uomini in veranda, bellissimo. Ok, me ne ero dimenticato che avevano aggiunti anche questi. Vabbè, passiamo in questo qua, vediamo un po'. Ah no, ti faccio io, vediamo un, prima cosa tra i completi. Ti piace così? O così? Oppure così? Attenzione, quanto sono brutti! Però aspettate, se lo faccio tipo grigio? No, dai, wow, ci sta malissimo. Ok, andiamo in giacche formali. Ok, facciamo così. Poi sotto, in pantaloni. Questo qua. Poi vabbè, le scarpe per forza il mocassino nero. Anche se dà fastidio quello, quindi dobbiamo mettere per forza questo. Ok, ti sta bene? Ti piace? Ok, dove stanno i miei occhiali? Accessori? No, attenzione, in faccia. Accessori, occhiali, questi? No. Questi qua. Vediamo un pochino. Sì. Poi, in sportivo, qua possiamo anche evitare. La felpa mi piace, quindi te la tengo, te la mantengo. Mentre da quest'altra parte cambiamo magari i pantaloncini. Questi che sono? Sono pantaloncini da donna, non fare la ghe, capisci a me? Poi le scarpe, vabbè, rimaniamole. Poi pigiamino. Ok, questi. C'è un pantaloncino. Ok, così. E sopra, ma magari ce la togliamo, dormi solo così, fatela piacere. Poi, oh, da festa, vediamo un po' i tipi da look che ci sta. Oh, ce ne sono non pochi, cioè me ne ricordavo di meno. Ok, andiamo tipo così. Oh, wow, non mi piace per niente. Tipo favolosamente ricco, no, grandi, no, grandissimo, questo ci sta. Questo ci sta, no, ci sta tutto quanto. Poi da questa parte mettiamo, oh, pantaloncini di rilassamento in giardino. Ok, questo qua, beh, l'avrei messo io. No, assolutamente no, stavo scherzando, non gliel'avrei messo. Cambiamo con costumi da bagno. Ok, tipo questo. Poi lo facciamo tipo verde. Ok, vediamo un pochino. Ti piaci? Ti piaci? Ti sicuro? Sicuro, sicuro? Perfetto! Abbiamo completato il nostro sim con cui inizieremo questa terza stagione. Cosa vuoi? Magari qualcosa che riguarda la ricchezza. Ok,
Vuoi Favilla della Villa? Perfetto. No, aspettate, Favilla della Villa, qual era questo? Il sim pensa soltanto di possedere la casa più grandiosa e fantasiosa, mentre favolosamente ricco era quello là di avere più soldi possibili in tasca. Quindi, da questa parte andiamo a mettere una persona per prima cosa ambiziosa nella vita, una persona ordinata e una persona materialista. Sì, ok, vuoi diventare ricco, l'abbiamo capito. Tu, ok, mi chiamo... quindi quinto nome 1 2 3 4 5 Marco e cognome, ok, questo te lo scelgo io magari, fammici pensare però. Vediamo, un bel nomino per te. Un bel nomino. Vediamo. Marco. Come ti chiamo? Marco Barba, cioè Barba però in senso per la barba. No, allora Marco Baffo. Sì, questo è il tuo cognome. Poi vediamo un po' nelle altre cose che possiamo selezionare di te, stupida persona del mondo. Ah, era qui. La voce. Ciao babe, Mr. Blorb. No, aspettate, calda. Just around, eh? Oppure... Nash che fronti messo. No, impertinente. Ebony Bob Sonny. I'll survive. No, perfetta. Aggiungi, no, le relazioni assolutamente niente. Voglio la camminata... No? 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 Ok, camminata da duro ci sta. Questo assolutamente no. Pavoneggiante. Sprezzante. No, ok. Quindi voglio la camminata da duro. Duro qual era? O femminile? No, da duro. Ok, sì, questa è la sua camminata. Perfetto, ragazzi, abbiamo fatto il nostro sim. Ok, facciamo gioca. Ok, famiglia Baffo, ve la carico sempre qui sopra. Quindi nella mia galleria ve li andate a prendere. Anche se ho perso tutti quelli della galleria precedente, fa nulla. Ok, quindi se volete scaricarveli, facciamo così. Poi ce ne andiamo a vivere a New Crest, il quartiere che avevano aggiunto, dove non c'è praticamente niente e fa nulla, però almeno ci possiamo comprare tutto quello che vogliamo e direi di prenderci un bel 40x30, oppure c'è un 50x40, no, 40x30, Belvedere dell'Ottimista, oppure Prati del Centro, no, Belvedere dell'Ottimista, ce ne andiamo là, fondi rimasti 17.000 perché iniziamo con 20.000 e adesso ci andiamo a fare la nostra casa. Ok, quindi tutto nel primo video ci andiamo a fare. Ok, creazione più casa. Ok, una casa abbastanza semplice, la creerò tutta quanta io. Andiamo a farla più o meno nei dettagli. Cioè, sistemata, voglio dire. Ok, una casa all'inizio non costosissima. Vediamo un po'. Facciamo, costruisci. Mura, ecco qui. Se io, andiamo, qua inizia la casa nostra. Facciamo 3, 4, 5, 6. Perfetto. Ci andiamo a mettere una porta d'entrata che si prende due spazi. Ad esempio questa qui. E ce la facciamo marrò. Ok. Quindi da qua si entra verso casa nostra. Ricordiamoci che non siamo ricchi, quindi non dobbiamo spendere molti soldi. Cosa possiamo fare? Cosa possiamo fare? Possiamo chiudere questa stanza. Quindi facciamo il classico modo mio di quando costruisco delle case. Facciamo una cosa del genere. 1, 2, 3, 4, 5. Quindi stessa cosa di qua. 3, 4, 5 e si chiude. Poi si fa così, si fa così, si tira sempre da questa parte. Ah, ma ho fatto un corridoio molto piccolo. Attenzione, aspettate, però qua posso mettere le porte? Questa è la mia domanda. Tipo la porta qua ce la posso mettere? Ah, ok, si può fare, si può fare. Eh sì, ho fatto i corridoi troppo piccoli. Vabbè, fa nulla. E tiriamo poi così. Perfetto. Quindi qua abbiamo il nostro corridoio. Perfetto. Tanto facciamo la porta comunicante che sarà all'interno questa qui. Perfetto.
Ok, no, magari la facciamo qua, che porterà poi nel resto della casa. Facciamo un mini soggiorno quindi da questa parte. Ok, soggiorno, soggiorno, soggiorno. Ok, facciamo un tavolino. Questo qua è il più economico, partiamo così all'inizio, andiamo su tutto ciò che è maggiormente più economico. Lo mettiamo qua, televisione, andiamo a mettere questa qua piccolissima da 1400 perché già abbiamo speso fin troppi soldi. Ma aspettate, il tavolino che ho usato... vabbè, non fa nulla, non fa nulla. E poi ci mettiamo il nostro divano, che potrebbe essere tipo questo. Attenzione, però prendiamo tipo così. Mamma mia, bellissimo! Oh, mamma mia, questo è quello che abbiamo sbloccato effettivamente. Ok, mettiamo più o meno così. Ok, poi magari, giusto perché potrebbe servirci, una libreria tipo questa. Ok, la mettiamo tipo qua, perfetto. Per il resto non spendiamo altri soldi, anzi andiamo a completare un secondo proprio la stanza. Andiamo, andiamo, andiamo. Ok, la parte interna possiamo mettere tipo cieli del deserto. Ok, tipo così, vediamo un pochino se ci piace. Sì, ci piace, ci piace. Poi a terra invece, qua è sempre una scelta difficile, ci andiamo a mettere questo qua. Poi mi servono giusto un paio di finestre, giusto per dare una discreta illuminazione. Oh, ma costano 300, un po' troppi. Attenzione, casa io la direi di alzarla un secondo. Spostami un attimo, così. Seleziona un attimo casa, la mettiamo in altezza 2 e anche il resto, sì, tutta su 2 di altezza. Poi andiamo quindi a mettere le finestre marrò e la mettiamo una qui e un'altra qui, un pochino, sì, perfetto. Quindi questa è l'illuminazione che prendiamo da questa parte. Ok, facciamo cancella, andiamo a prendere il nostro un po' di illuminazione, andiamo un po', soggiorno, sì, vabbè, luci quindi dall'alto, ci andiamo a mettere questa. Okay, mettiamo giusto una centrale che prende più o meno la maggior parte. Poi da questa parte facciamo 1, 2, 3 e 4. Ok, ci rimane ancora 11.000 simoleon. Ci serve giusto un bagno, una camera da letto e una piccola cucina. Quindi evitiamo di spendere proprio i soldi, cioè sprecarli. Quindi dobbiamo fare attenzione. Io direi giusto magari un 4x4 un bagno. 1, 2, 3, 4. Sì. Però poi questo 2 qua cosa facciamo? Qua possiamo farci la cucina effettivamente. Perché se io faccio, tiro così. Attenzione. 1, 2, 3, 4. 4, magari facciamo anche 5. Ce la tiriamo poi magari da questa parte fin qua, quindi questa sarà la nostra bella cucina. Da questa parte invece cosa possiamo fare? Vediamo, questo è il bagno, questa è la cucina, una camera da letto possiamo fare qui. Attenzione, facciamo magari giusto così, vediamo un po'. No, ok, voglio giusto fare una modifica. Togli, togli, togli questa roba, non voglio più usare niente. Lalalala, ok, perfetto. Ce la spostiamo giusto di uno così. Stessa cosa qua, ce la tiriamo. Perfetto, quindi qua abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 per 1, 2, 3, 4. Perfetto, quindi qua ci facciamo la stanza da letto, cucina, bagno. Abbiamo 8900. Cerchiamo di fare del nostro meglio. Iniziamo subito col bagno. Bagno, bagno, dove ci andiamo a mettere una bella doccia, magari questa qua da un po' più decente. Nera, no, ma questa qua è già un po' meglio. Ok, la mettiamo qui. Poi ci andiamo a mettere il lavandino. Vediamo la roba, proprio quelli là che sono i più economici, perché sappiamo che si romperanno ogni 2 secondi. Poi ci andiamo a mettere il bagno. Ok, stesso bianco, lo mettiamo qui. Vediamo un pochino. Perfetto.
Poi magari giusto un piccolo tappetino, giusto per fare anche un po' di bella figura, e lo andiamo a mettere giusto qui. Ok, giusto per dare anche un po' di eleganza. Poi cosa ci serve? Illuminazione, sicuramente. Possiamo mettere ad esempio lampada tipo così. Perfetto, e una seconda qua. Ok, un'illuminazione un po' diversa rispetto al nostro classico. Poi delle finestre che naturalmente andranno verso l'alto. Vediamo un pochino. Ecco qua, ne mettiamo una qua e due qui. Ok, poi andiamo un po' da questa parte, un piastrellato ovviamente. Piastra, piastra, piastra. Questo magari. Se facciamo tipo così. Oh, bellissimo. Poi a terra, sempre piastrellato ovviamente. Piastrelle. Vediamo un pochino, perché c'è l'imbarazzo comunque un po' della scelta. Questo no. Ok, questo qua. Ok, è un bagno non brutto. Sì, non brutto. Ah, intanto facciamoci anche qua a terra. Vediamo un po'. Possiamo mettere ad esempio questo qui. Ok. E poi invece, come carta da parati. Sì, perché ci mettiamo magari un po' di carta da parati, giusto? Oppure no, semplicemente della vernice. Possiamo mettere ad esempio, vediamo un pochino. Ok, essenza del pastello. Ok, vediamo un po'. Sì, va benissimo. Ok, ci rimangono 7000. Continuiamo. Andiamo con la stanza da letto. Un matrimoniale. Ci andiamo a fare massi questa qua, sì. Energia 4, antistress 1. Ok, quindi ha un colore diverso, grazie. Cioè, assolutamente orrendi tutti quanti. Vabbè, magari giallo. Ok, ma di che roba? Ah, questi sono quelli dei campeggiatori, però. No, dai, però cioè, campeggiatore, boh, brutto. Ok, questo è sempre campeggiatore. Vediamo un po' quanto costa quello là di base. Vediamo un pochino. 430, questo qua invece costa 345. No, ci prendiamo questo qua alla fine, dai. Giusto per risparmiare anche un pochino di soldi. Poi, cosa importante, sempre in una camera da letto, sono sicuramente i comodini, che possiamo mettere almeno per l'inizio. Oh, cubo boom! Oh, mi piace. Ok, uno qua e un altro di qua. Oh, bellissimi! No, mi piace. Però aspettate, che è un difetto questo? Ah, ok, adesso non abbiamo più il problema. Vabbè, quindi è solamente un'illusione. Poi cosa possiamo metterci sopra? Magari giusto una sveglia, tipo questa qua che è proprio preistorica. Magari ne mettessero qualcuna un po' più bella, non farebbero proprio una così cattiva pensata i nostri amici. Poi possiamo mettere da quest'altra parte. Ok, questo qua semplice. Vediamo un pochino. Ok, tipo anche così. Parabà. Poi ci servono delle porte per entrare che non abbiamo messo. Facciamo così. Ok, prendiamo tipo la porta qui. Perfetto, qua la porta per entrare in bagno, la porta per entrare in cucina, la porta per entrare nella camera da letto. Ok, non dovrebbero esserci problemi adesso. Ok, poi per le finestre, vabbè, le finestre aspettiamo un secondino. No, io direi di metterle proprio subito, almeno nella stanza qui. Vediamo un pochino. Le mettiamo giusto una qua e una seconda qui. Come illuminazione invece ci andiamo a prendere queste che non abbiamo ancora messo. Poi un'altra qui e un'altra qua. Mamma mia, ragazzi, dai, sta venendo bene per i soldi che avevamo. Io almeno quello che penso io, e quello che penso io non è mai la cosa giusta, non lo è mai stato. Ok, va bene, andiamo avanti. Vediamo un po' questa qua com'è. No, non mi piace. Vediamo un po' invece questo. No. Poi che abbiamo più. Oh, vediamo tipo così. Che è sta robaccia? Ah, robaccia veramente nel vero. Ma cosa sono? Pinguini?
No, dai, ci sono i pinguini! Però no. Ma sì, vai, vai così, vai coi fiorellini, magari quando ci facciamo la mogliettina li accette, li amerà, oppure ci manderà a quel paese perché dice che tieni i cosi qui dentro. E vabbè, e vabbè. Ok, l'ultimo che ci manca è la cucina e poi abbiamo finito. Ok, siete contenti? Ok, intanto abbiamo iniziato questa bella terza stagione, mi raccomando lasciate un bel like ragazzi, la cosa più importante è un bel like, in modo che proseguiamo ad alta velocità con questa serie ragazzi, veramente. Tanto l'abbiamo messo 2 volte a settimana, perché dobbiamo comunque continuare al lavoro. Intanto qua ci andiamo a mettere magari questi qui. Ok, banconi, però li cambiamo di colore, ad esempio così. 1, 2, 3. 3. Aspettate, però a me piace fare l'angolo qua. Questo io faccio tutte le cucine ad angolo, se non ve ne siete accorti. Qua basta modificare. Ok, il resto li mettiamo tipo qui. No, magari questo qua. E poi ci andiamo a mettere i vari elettrodomestici. Ad esempio, la cucina. Andiamo a mettere magari questo da 1050, questo da 400, 400 ovviamente. Andiamo a mettere il lavabo tra i peggiori al mondo. Ok, basta normale. Poi, vediamo un pochino, attenzione, siamo arrivati al limite. Ci serve giusto un cestino. Uno fuori e uno dentro. Ok, magari questo qua dentro. E fuori ci mettiamo questo. Ok, stile cosa pubblica. Ok, ma io dove lo tengo il... Ah, io ce l'ho qua giù? No, assolutamente no. Mettimelo qui. Per le bollette, non è che devo correre ogni volta fin laggiù. Ok, poi completiamo il resto. Ad esempio, andiamo a mettere giusto qualche finestra anche dentro casa. Vediamo un pochino. Ok, li mettiamo sempre a una bella altezza. Ok, la mettiamo un'altra da questa parte. Ah, cosa importante, l'allarme dentro casa. Ok, l'allarme con l'antincendio perché sapete. Ogni cosa andrà a fuoco, ogni cosa che cucineranno a fuoco. Ah no, è una legge che funziona sempre. Ok, poi facciamo così. Al muro invece mettiamo, magari della semplice vernice, che però è, vediamo un pochino, attenzione, tipo così. Però troppo scuro che stiamo facendo queste case, eh? Sì, lo so, però non me lo ricordate, però non me lo ricordate perché io lo so. Ok, pure se mettiamo questo, no. Se mettiamo questo invece, almeno è bianco. Perché è troppo scuro e mi... non lo so, perché noi siamo abituati comunque alle mura sempre bianche dentro casa, o almeno a casa mia così funziona. Poi con gli ultimi 1700 ci facciamo la sala pranzo. Cioè, una sala pranzo, è un modo di dire sala pranzo. Ok, prendiamo ad esempio tavolo da pranzo, missione formale. Attenzione, che cacchio è sta roba? Ok, va benissimo. Dai, la mettiamo giusto così. Ci mettiamo due sedie normali e abbiamo fatto anche la sala dove c'è, cioè la sala pranzo, ovvero dove mangeremo. Ok ragazzi, è abbastanza spoglia casa, ma ci siamo dovuti comunque limitare, è una casa abbastanza decente, abbastanza grande. Dobbiamo ma fare solamente la parte esterna, intanto ci siamo suddivisi su varie stanze. Direi all'esterno cosa andiamo a metterci? Ovviamente un rivestimento che è tipo questo. Oppure possiamo cambiare con, vediamo un pochino, tipo questo, vediamo un pochino. Ok. Sì, poi facciamo così e così e abbiamo finito anche qua. Ok, facciamo così, controlliamo se abbiamo fatto per caso degli errori. Assolutamente no. Ragazzi, fatemi sapere se vi piace la casa che abbiamo creato. Direi che non è proprio così brutta. Oh, aspettate un secondo. Ok, scusate, una piccola chiamata. Vediamo un po', che ci mancava? No, 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 no. Eravamo entrati nella modalità dei vivi, assolutamente no, non dovevamo entrarci. Ci mancava il tetto. Ok, quindi andiamo a fare il tetto, andiamo soprattutto. Quale facciamo? Tetto spezzato, sì. Ok. Diciamo che quando è? Non l'abbiamo mai usato, se non erro. Però aspettate, no, posso girarlo, vero?
vediamo un po'. Oh, no, 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 che cacchio facciamo? Attenzione, ok. Facciamo così. Possiamo girare? Vediamo un po', gira di nuovo. Ok, sì. Naturalmente l'altezza la abbassiamo perché era troppo alto. Ok, poi prendiamo questo, lo mettiamo qui. Poi. Ah, cambiamo magari il colore del tetto perché non mi piace. Infatti andiamo a vedere subitissimo. C'è questo qua con le tegole, bellissimo. Vediamo un pochino. No, però non si fa con quello nostro. Vediamo questo che cacchio è. Oh, assolutamente no. Questo qua, bruttissimo. Questo qui, vediamo un pochino. Ok, sì, questo qua mi piace. Ci sono diversi colori per caso? Nero. Ok, nero ci piace di più. E ok, ragazzi, abbiamo fatto la nostra prima casa. Ok, secondo i miei standard, questo è una bella casa. Perfetto, qua abbiamo sempre un corridoio generale che ci porta tutte le stanze. Qua questo corridoio ci permetterà di fare altre stanze, magari qua il corridoio continua di così e gira da questa parte, in modo che possiamo fare altre stanze e non elevarci a un piano superiore, che probabilmente potremmo anche farlo. Non so che carriera scegliere, ma non sarà una carriera interattiva, quindi in un commento scrivete che carriera volete che inizi, che non sia né scienziato né detective e né medico, perché lo vedremo più avanti. Ragazzi, io direi che per questo video è tutto, ci vediamo alla prossima, arrivederci!